puntata della rubrica Character Story, voglio farvi conoscere un grande personaggio che ha avuto una vita ingiusta e travagliata. È un po' simile a Lupin, ma non è Lupin, è lui. Chi è che si ricorda il caro vecchio Sly Cooper? Personaggio che ha fatto la storia del genere stealth. Ma come è nato? Come è vissuto? Se vi dico che ha avuto una vita un po' travagliata, forse piangerete, ma forse potrebbe interessarvi la sua storia. Quando nell'era PlayStation 2 c'erano personaggi come Jack and Dexter, Ratchet & Clank, poi i sottovalutati Ty, la tigre della Tasmania, oppure Skaller, nell'ombra c'era un altro personaggio che non ha avuto purtroppo il giusto successo per colpa dello strapotere di Naughty Dog e Insomniac. Si tratta di Sly Cooper, protagonista dell'omonima serie. Il procione Sly Cooper, come è nato? Come è vissuto? Lui è nato per mano della Sucker Punch, una casa di produzione che tutti voi oggi conoscete per la produzione di molti sparatutto, ma all'epoca, quando si è dedicata a questo personaggio, che introduceva elementi stealth, simil Thief, poi molta comicità e soprattutto difficoltà abbastanza elevata, col primo omonimo capitolo rilasciato per PlayStation 2, non fu purtroppo un grande successo, ma venne considerato da una buona parte del pubblico, che lo considerarono un buon gioco. Ci mancava poco per arrivare alla versione Platinum, ma nonostante tutto, la Sucker Punch non si è mica fermata, anzi, al contrario, si diedero da fare per realizzare un secondo capitolo, chiamato semplicemente Sly 2 la banda dei ladri. Questo gioco portava dei notevoli cambiamenti, difficoltà un po' più elevata rispetto al primo facile capitolo, personaggi nuovi, alcuni addirittura riprogettati, semplicemente non li hanno cambiato d'aspetto ma li hanno cambiato un po' il carattere, poi hanno addirittura anche messo una storia ancora più accattivante e difficoltà insospettata, con una storia ancora più bella, anzi. Poi, dopo questo anche secondo mezzo flop, non raggiunse mai la versione Platinum, uscì nel 2005 Sly 3, l'onore dei ladri, terzo e ultimo capitolo della serie ufficiale rilasciato su PlayStation 2. Questo terzo episodio fu un vero titolo sul quale la Sucker Punch si era molto concentrata, ha creato storie parallele, flashback incredibili, ambientazioni ancora più oscure, storie ancora più accattivante e addirittura un finale inaspettato, davvero film proiettato al cinema. Poi, se non lo sapete, questo terzo episodio venne ripubblicato nel 2007 con grafica solo un po' più migliorata e la funzione di guardare il gioco in 3D grazie a degli occhiali speciali che davano in dotazione al gioco. Poi, dopo questa bella avventura sottovalutata su PlayStation 2, il personaggio tornò come personaggio giocabile nella serie PlayStation Move Heroes e questo è un bene, almeno da questa console ha ottenuto un po' di fama che tra l'altro se la meritava il povero Sly, perché nessuno se l'era filato nella PlayStation 2, ma non dovete disperare. Nel 2010, non la Sucker Punch, ma colei che ha realizzato il PlayStation Move Heroes, decise di realizzare un nuovo entusiasmante capitolo per PlayStation 3 e PlayStation Vita, chiamato Sly 4, Ladri nel Tempo, che a seconda della critica e di coloro che l'hanno provato, io compreso, è un bel gioco che riprende tutto ciò che abbiamo conosciuto nei tre precedenti capitoli ufficiali della serie e sono stati portati, certo non dei cambiamenti sostanziali ma leggeri, e una storia più accattivante ambientata in svariate epoche passate. Per questo si viaggia nel tempo. Questo fu un gioco che finalmente diede grande successo al personaggio di Sly Cooper. E non dovete disperare, la sua avventura non è ancora finita. Sono in programma altri giochi dedicati al mitico procione della Sucker Punch. Staremo a vedere. I don't hang out with animals, man. Which one is
Ebbene, e cosa pensate di Sly Cooper? Hanno rilasciato qualche gadget promozionale? Beh, nonostante non ha avuto molto successo durante l'era PlayStation 2, ma durante l'era PlayStation 3 sì. Ebbene, qualcosa hanno rilasciato. Hanno rilasciato moltissime action figures che erano in promozione con il primo episodio di Sly Cooper. E sono però molto difficili da trovare. Le hanno vendute soprattutto negli Stati Uniti, qui invece non è arrivato un bel niente. Poi invece rilasciarono moltissimi artwork in qualche libretto allegato con edizioni speciali di Sly Cooper, soprattutto con l'episodio 3. Poi rilasciarono anche un fumetto che si chiamava Le avventure di Sly Cooper, che non era altro che una sorta di comic rilasciato tra i primi due episodi di Sly, che cercavano soprattutto di risolvere alcuni enigmi che per noi videogiocatori non era stato molto chiaro. Poi rilasciarono anche, se non lo sapete, qualche altro gadget interessante, come ad esempio qualche maglietta, che però sono rarissime da trovare. Poi, se non lo sapete, la Sucker Punch aveva in mente l'idea di realizzare sì un cartone animato dedicato a Sly Cooper. C'erano tutti gli elementi validi per portarlo in televisione o magari al cinema, ma per ora hanno voluto accantonare il progetto perché non hanno voluto rischiare. Beh, del resto, Sly per ora continua ancora a essere forte nel mondo videoludico. Con questo è tutto, amici. Vi aspetto al prossimo personaggio dei videogiochi e non vi voglio già dire qualche indizio perché deve essere una sorpresa. Ciao! I've projected holographic markers near interactive objects like this satellite dish. When you're near these markers, press the head to the waypoint and we'll commence. I've programmed in a new mission destination. Press help. Perfect. Now everyone knows that a thief's best friend is a rooftop. Provided he doesn't break his neck getting up there. Not a problem for a man with your judgment. If you find the need to adjust your perspective on things, you can move the camera around you. Excellent. It's perfect for peeking around corners. Press the circle button while jumping to interact with blue sparkling objects. I remember. That's how I pull off some of my best moves.